No, ma giocare con la musica di sera c'è proprio un altro feeling, cioè. Canta tu invece di mettere la musica, siamo sicuri che vuoi che canta io? Che canti io? Tanto intima, non è vero. Dai, cane, dai, aie. Come sta andando, Lazio Lecce? Comunque sto pensando a fare una cosa, ragazzi, una cosa interessante. Devi caricare 200 euro su un conto e giocare a meschedine tipo da 2 euro, 1 euro, 3 euro, così, e fare da 200 euro, Rod, tu... Chissà dove cazzo arriviamo. Però il problema è che devo giocare intelligentemente. Lecce sbaglio di rigore. Ok. Il problema è che devo giocare intelligentemente. Io non ci capisco un cazzo di scommesse sportive, no? Quindi mi servirebbe capire quali sono le quote migliori del calcio. Cioè, ad esempio, tiri in porta maggiore o minore. Sono buone come quote. Quali sono le quote migliori del calcio? Secondo voi, uno che gioca in chat. Quali sono le quote migliori? Perché tanto sembra benissimo che gioca uno, due, così non c'ha più senso. Dovresti andare a prendere questo tipo di quote, no? Che sta a fare qua, Fiora? Le combo. Over o goal, tu dici? Le zone sono alte. Lascia stare il resto. Over o goal? Quindi goal no goal o solo over e goal? Over multi goal. Direi che sono le quote migliori. Mover della partita, over in generale. Se non gioco come un amico che gioco spesso, passo sempre sugli under over primo tempo. Under over primo tempo. Alla fine è pure interessante perché guardi le statistiche. Entrambe le squadre. 2,5, 1,5. Dipende dalla quota, ovviamente. Piano Fiora, qua è solo chat. Bella Fridaccone. Qui è solo extra, ragazzi. Perché questo vuole gankarmi a me? Very bad gank, bro. Very bad gank. Potesse essere peggio e prendere la kill non moriva, però non so quanto sia meglio. Con la Q non mi killa. Manco con la Q ora. Orco Dio, mi ha killato con la E. Quanti ce n'erano extra? Qualcuno ha visto? Non pensavo potessi killa. What the fuck? Di 3 14 extra. Che iella. Non pensavo potessi killa. Invece lei mi sa fare un bel po' di danni. Tocca stare attenti mo' oggi Arvan. Se ancora top e cuori muoio so cazzi miei. Fatti cerco di non pushare la wave, se no succede un casino. Andiamo slowly. Slowly slowly. Shaco è morto. Ma ogni volta dove va Shaco muore, ma da killa gli altri pure. I know, right? Ne 80 sono finiti. E da me che cazzo vuoi? Pure Talon top è venuto. Bro, che sto a vedere? Oddio! Vieni a casetta, vieni. Oh no, no, oh no, no, no. Oh no, no, oh god. Eccola, tiltata, bro. Tiltata. Tiltata, bro. Gli è spento il cervello. Gli si è spento il cervello a Fiora, ragazzi. Proprio. Gli si è spento il cervello. Fiora, signore e signori, non è più tra noi. Solo lei sa che mondo è. Bot, guarda come aggrano come dei tori.
focus diversi, non so per quale motivo. Oh wow. We got lucky there, eh? Dio benedica l'America. Regalamo Catalyst. Ero di 2, poi gli ultimi 2 settimane abbiamo fatto tipo 10 game, tutti 10 persi. Siamo riscesi. Cioè, non è se c'era il team avversario, ma stai calmo, eh. O fiora bot, fiora bot. Non so, fiora bella tiltata. Trash mid, driven mid, ma che sta succede? Che sto vedendo? Ma che cazzo sto a vedere? Non c'ho abbastanza danni, eh. More, more. Fatto che stai con quel minion, purtroppo un po' lucky, un po' lucky, un po' lucky. Vogliamo fa... io vado di Frozen Heart, ma vaffanculo. Addio, 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 vado di Frozen Heart. Che mi frega a me? Dai. Vogliamo giocare così? Faccio Tabby, inturo acqua, perché ovviamente non possiamo... Vita prima Frozen Heart, che... Che la roba. Aiutate quel poro cristiano. Ok, nice. Mi sta benissimo, grazie Shago. Mate, ma League of Legends non è più quello di una volta. Cioè, una volta il Diamond era molto competitivo. La gente Diamond voleva salire. Mo tante persone a Diamond si sentono arrivate, capito? Qual è il problema? Quando il Diamond è letteralmente niente. Sta qui, pam. Questa grottarmo lo dovete tankare un po' di più. Shago a P? Shago a D. Ai. Ok, fare una pressione. Lui dovrà regalare a un certo punto. Abbiamo stabilito e regaliamo. Non c'è senso rimane in più. Fatto un game in mi viene morto lungo anche per andare a Vafk. Rubare la jungle. Questo è stato in game per cosa? Ma sì, ma almeno ho detto League of Legends è un po' così e così, mate. La gente non c'ha più la voglia di giocarci come c'aveva un tempo. Diciamo che give up un po' la roba adesso per fare questo, ma che secondo me è molto più importante. Guardando lo stream di Frago, Perks, Yanko, non so quanti altri, vi garantisco che la situazione non è così distante. Davvero, Muso? 1-0, immobile. Vamono.
Porco Dio. Però è bella tiltata. Davvero, mate? Pure però è diventato un po'. Ma credo che League of Legends abbia fatto diventare tutti un po' più suscettibili, bro. Cioè, dopo una certa è normale che inizi a tiltare. Cioè. E dodge, bro. Potrei far via, ma Tabi e Glacial mi conferiscono la forza di pad di ultimo, devo, di rimanere. Jarvan. No back. Manca poco la roba, non andiamo più back, cioè manca troppo poco. Top G. Ma prima sì, lo seguivo un sacco, prima c'ero il drumbot, veramente ogni game piange perché è tutto male e volessi andare appena qualcosa da sorta. Davvero? Non pensavo pure, però. Sono così crackhead ormai. 178. No back, però, idem importantissimo. Ma LOL, secondo me, è così già da 2-3 anni, in realtà. Cioè, dove sembra che uno fa un errore. Poi, parte del problema è questo, che più sali di elo, più è difficile fare errori, ovviamente. Però più errori fai, e più è facile che l'altro team vinca, perché li sfrutta molto meglio, no? Cioè, lo elo, se uno fa 10 errori, può essere comunque vince il game. E lo elo intendo anche questo elo qua, di 3, di 4, tutti lo elo, bro, cioè. Guarda, Fiora è tiltatissima, cioè. Perché stato è venuto top, gli ha provato a fare un gank, non è andato bene e mo è tiltata, cioè. Linkamelo dopo, Muso. Lasciatemi il sub e benvenuto nei cagni di cane. Oh, ma cosa, me li stai a spaccare, oh. Gellone, bro. Sottolineatura VL, benvenuto nel clan di cane. E fam sto good luck per la mia quarta Lambro Super dentro gellone, l'anno. cossone. 16 mesi di benvenuto nei cani, Tutti gli mate. universi che A te manca ammiravo. ma che ci sono i LOL? Beh, più che altro mi manca un po' il medico come prendeva le cose tempo fa, cioè nel senso. Season 4 a me perde mi faceva tiltà, per carità. Però non give up mai, capito? Cioè, non era uno che magari dicevo open perite, ma io stavo là e continuavo, capito, a giocare, a cercare di vincere il game. Mo' pure a me è passata un po' sta cosa di però vincere il game, capito? Riuscito a prendere vita, non c'ho manco le scarpe. Vabbè. Tiri, tiri, bro. E che vai a fare? Sono belli, ma ne è uscito pure un altro da poco fa che abbiamo fatto la reaction, però non era bello, secondo me, quindi non l'ho caricato. Sugli Uncut. Gli horror sono belli, tanta roba. Quindi, poi delle vecchie season di LoL, cosa mi piaceva di più? Che la gente reardava, mate. Cioè. Dopo il Covid, quando tante persone hanno conosciuto un po' di più sto mondo, 2020, 2021, tutto un po' peggiorato. Già nel 2020 in realtà LOL era un po' così e così, ma still era viabile, no? Still era viabile. Dopo, mate, dopo il Covid, che tanta gente ha conosciuto sto mondo, boh, è peggiorato tutto. Poi, mo, te l'ho detto, League of Legends adesso, non è. È un gioco che è tanto giocato perché la gente ci è affezionata. Ok? Però. Ormai il content è quello che piace tanto, non è tanto il game da 40 minuti, quanto il giochino che ti dura un game 10 minuti, capito? Che togli di. Cioè, ormai pure chi gioca a LOL ha sta cosa inconscia, di io voglio giocare subito, voglio finire in fretta, cose di sto tipo. Però ovviamente League of Legends, non so game che puoi finire in fretta, no?
Close, eh? È strano, bro. Tra poco a me mancano le prove tra Gold 3 e Gold 4. No, ci sta, lo capisco. Diciamo te la godevi di più. Più una cosa affaticata e più te la godi di più quando arriva. Cioè, mo è molto più facile salire dentro, no? Quindi uno se lo gode pure di più. Di meno, volevo dire, scusa. Però se... Andiamo di Rabadon. Bene, bene, abbiamo fatto meno 80. Siamo stati un po' sfortunati. Che poi, tra l'altro, non so se avete sentito le storie, ma... Ho fatto un turno da 5,50 e uno da 1,000. Il turno da 5,50... Eravamo rimasti in 300, in 325. Faccio una move che potevo anche non fare, ma l'ho fatta perché tanto comunque ho detto mi mancano ancora 60 premi, perché eravamo in 274 a premi. Dico, vabbè, credo ci sia, tanto manca ancora tanto a premi, con sto stack non credo che ci arrivo troppe volte. L'ho fatta. E poi hanno annunciato dopo che è uscito che i premi erano 300, invece di 274. Tiltato. Io non ho troppo nuova affluenza, anche se sei in match per posizionare il nel boss, non permetti di tenere uno contro che ha fatto solo partite di passione. No, decisamente no. Il problema è che non è stato fino in fretta, ma secondo me è la percezione veritiera che una volta che bevi non puoi mai fare comeback. Ma è il problema è quello, che è il gioco. È proprio il gioco, ma il problema non è behind o meno, il problema è che è difficile bilanciare un game con 5 persone, perché anche se metti 5 persone dello stesso elo, mate, non è comunque bilanciato, perché c'è quella persona dello stesso elo che gioca in quell'elo da 10 anni e chi c'è appena arrivato, capito? Eh sì. Ti vengo incontro io, porco dio. Su Valorant sicuramente è più carry potential, sì, sicuramente. Se sei bravo su Valorant sali più facilmente, se sei bravo, bravo. E se sei più scarso sali meno facilmente. Soprattutto in solo. Il problema, te l'ho detto, il problema di League of Legends è che ci sono 10 persone nel game, o 16 persone, anche se stanno allo stesso elo, non so, comunque bilanciate, capito? Perché c'è quella persona che è più forte dell'altra. È troppo complicato da gestire un bilanciamento su League of Legends. Sì, questo game sembra abbastanza bilanciato. Se Fiora non avesse intato, sto game era abbastanza bilanciato. Qual è il problema? È che io, tipo, ho ben piccato, quindi... Il loro top laner che ha intato è quello che ha counterpiccato. Invece io, da un'altra parte, non so se mid o bot, c'ho il counterpick, quindi sono più facilitato per il mio team. Boh, in realtà non c'ho un parere sui mitici. Su me è un... Non è una cosa che ha smosso troppo il gioco, sinceramente. A livello mentale, capito? C'è una cosa di oddio, l'item mitico, però... Cioè, non è una cosa brutta quanto neanche una cosa bella, capito? Su me è abbastanza imparziale, tra virgolette. Ha cambiato un paio di dinamiche, però... Un chiudo la situazione con i season che passa e la si abbassa. Io oggi Platt, secondo me, è il Gold 4 di 2 anni fa. Io ti so dire al 100% che il Diamond 4 di adesso è by far il Gold 4 della Season 3. Cioè, by far proprio. O Platino 4, se, insomma. Io mi ricordo il Platino, quando ero nel 2000, in Season 3, Season 4, era molto più difficile di sto elo. By far. Era un po' complicata da killa. Item Morello Rabadon. Aspettiamo st'item. Non ho idea di come la chat non l'abbia ancora chiesto, ma quanta potenza hai su Rise of Kingdoms? Non ci gioco, non ci gioco. Bel meme. Però volevo stare, visto che più posso più il livello dovrebbe alzarsi. No, Muso, secondo me non è così. Cioè, nel senso, secondo me adesso le persone che trovi lì sono persone che magari meccanicamente le fanno quella cosa che tu non vedevi mai, ma l'average è più bassa. Capito che intendo? Devo tippa? Arrivo, dai. Chill, chill, Jarvan, chill, oh. Andiamo su. Vai.
Ma come mani sono messe meglio? Secondo me no, secondo me anche come mani sono messe peggio. Anche come mani sono messe peggio nell'average. Cioè, magari non lo vedi nei trading in lane o cose di sto tipo. Magari poi vedi la place che fanno, tipo, posso tornare qua, era inutile, l'ho fatto per idea. Tanto devo rimanere qua, mancano ancora un po' al Rabadon. Ciao Vale. Tutto bene, però come stai? Come va la Lega? Oggi una win or loss per ora. Rabadino? Baronuccio? Oh, arriva Jarvan. Big Apple, via 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 via. Via via via, io non ho TP, dobbiamo andare via qua. Continuo a push a bot io. Non serviva fare sta cosa che hanno fatto. Dici, bro. Ci facciamo prendere l'Invior qua, non è male. C'è anche il mental delle player, è calato molto. Ma secondo me il mental è calato perché la gente vuole, come ho detto prima. Cioè, secondo me la gente voglia di vincere subito, capito? Non vuole aspettare tanto tempo per vincere un game. Dobbiamo andare a backstar rinascendo Jarvan e Fiora. Quindi secondo me per via di questo motivo. Ciao Teo. Per via di questo motivo, col fatto che la gente magari vuole un po' tutto subito, tilta più facilmente, eccetera, eccetera. Ma io non ho chiuso l'Archangel. Me lo so scordato in mezzo alla via. E non conviene più chiuderlo quasi quasi. Ma aspettate a me. Rumi, tu che dici? Lo chiudo lo stesso? Qui lo lasciamo solo pushà. Arriva. Andiamo. Un po' trovato io qua. Morto. Io sto pingando andarci, nessuno ci è venuto. GGGGGGGG. Contro di io non ci devo andare io. Ho pingato l'annaccio, non ci sta nessuno nel mio team, devo andare back e basta. Peccato, peccato. Shaco, straight to Baron, Shaco. No, mid. I guess we go mid. Vado a fare blu. Aiaiai. Ma mi serve pure il voice up sto game, sa. Ma no. Proprio io. Qua. Oh, Isabellona, tutto bene, tu come stai? Ok, qui ci potrebbe stare qualcuno. Tocca pushare la mid un po', please. Bravo Ione. Andiamo a pushare sta bot. E la pushiamo stretta qua.
ho trovato io Macbeth. Ci ho trovato io, poi Shock ha giocato male, però potevo giocare meglio anch'io. Sono orientato per cercare di fare qualcosa. Oh, GG. C'è pure controllo, non si riesce a vincere il game. Ho giocato male proprio quando sono andato verso il Nash, che hanno fatto il Nash loro. Qui non credo di aver giocato male, sinceramente. So solo che l'Archangel mi sembra 21 di ogni merda da bella ora. Qui comunque avevo pre-baitati loro, il mio team pure sta a fare seconda un'altra volta. Cioè, vedi, questa è una cosa che un po' mi tilta. Cioè, questo era un pre-bait da parte nostra. Il mio team stava lì vicino. Erano tutti morti. Tu mi dici, Khan, ma il tuo team non c'era, non fa queste cose. Sto d'accordo, se il mio team non c'è lì, non faccio queste cose. Però se io non faccio queste cose, non creiamo l'occasione per vincere il game. Perché sto game, se noi aspettiamo che fanno loro le cose, lo perdiamo, capito? Quindi, cioè, è come se... E qualsiasi cosa fai è inutile, perché se vuoi fare un'action buona, il tuo team non ti segue, muori, perdi il game. E non la fai, allora, non facendola, perdi comunque il game. Cioè, non lo so. Che di fa? Baron finisce in 50 secondi. Fiore, bella grossa comunque adesso, eh. Sono 2 danni e mezzo, ce l'ho quasi 3. Oppure di leggere, Manu. Baro. C'ho l'Archangel pronto pure. Regaliamo. Perché devo andare con quello che non hanno ancora connessione, tipo 3-4 anni. Oddio. Fanculo questo, buildo questo e poi poter fare da Zonia. Antiling ce l'abbiamo qualcuno, nessuno antiling. Ciao go. Ah, io so sempre lo stesso di tutti gli altri anni. Non mi ricordo, è strano che avevo fatto il master. No, l'altro anno. Non mi ricordo. Sant healing è quella vedo dura. Ciao Dani. Chi è? Ciao. Dica. Dimmi, che sta a fare qua? Flyer, benvenuto nelle cagne di cane. Signor Dani, grazie mille di 60 mesi, benvenuto dei cani cani, sono 5 anni. Vedi, il mio team là, non so che stava a fare, c'era Tristana a bordo, dobbiamo guardare Tristana e stavano qui a Mida a camminare a caso. Autobot. 2 volte, go. Non serve di Warstaff, questo per MR pure questo. E Fiora sta top da sola, guarda. Dica. Grazie per il sub e che sto a vedere, signor Gabbissimo. Gabbissimo, benvenuto nelle cagne di cani. Chi vuole gamblare? Io no. Gabbissimo, grazie per il supporto e benvenuto nei cani cani, sir. Welcome back. Arrivo? Che cazzo vuoi? Che cazzo pinghi, Tristana? Che c'è un... Niente, non so a mettere vision. Bro.
Vado. Top qualcuno. Chat, voi che direi che potrebbe il d'acqua? Faccio Morello o vado tipo di Zonia o Voestaff? Che dovrei fare? Morello, Zonia o Voestaff? La Zonia è game changing abbastanza. Il Morello pure serve contro quel team. Però pure la Voestaff è buona, però loro non c'hanno MR. Facciamo una cosa fast push proprio al volo. C'ho il TP, chill, c'ho il TP. Vado di Zonia, bro. Sì, ci tocca fare Zonia per forza, mate. Clearo io qua. Bot pusha per noi, quando andare verso di qua. Vorrei fare tanto il blu, ma se ci vado il mio team morirà sicuramente. Trash got me. Porco di Dio. Trash got me. Tristana, è Kaita, Dio cane. Ah, non ci andò, non ci andò, non ci andò. Ai ai ai. No, non faccio l'oggetto, come frega. Poi si fa il nascere, ora fanno il nascere. Non ho visto, eh. Oddio, l'ha stilato. Ma che sto a vedere? Ma che cazzo l'ha stilato, bro? What? Shadowflame è brutto qui. Brutto, non brutto. Sempre il bantiling. Usciamo bot. All bot. Cioè, toccano a tutti i bot, va? Tocca gruppare in 5 bot. Usciamo top. Andiamo su 5 bot. Perché sennò qua, sto game. Usciamo un'altra wave. Usciamo mid bot. Giochiamo mid bot. E via. Jovan farà sempre Q, ulti su di me. Se mi è abbastanza buono per entrare in fight in quel momento, io Zonio e GL. Io non ho fatto anti-healing. Non male. Io non ci vorrei stacco perché morivo il loro team, però quella pusha bot, top. Iaiaiaiai. Draven è enorme. Oddio mio. Oddio mio, Jarvan. Buono, buono, buono. Oddio, 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 oddio. Buono, 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 buono. Ci va bene così, arrivo. Fiora andrà top a pushà. Clara, Clara. Drake soon. Top pusha per loro. Questo è un bel problema, eh. Se vado top qua e lascio top però pusha, che cazzo devo fare? Vado, dipende. Dipendo solo io qua. Certo, però lo posso che lavoro 1v1. Shoji in Fiora, eh?
Sì, porco d'inci, ma è sto cazzo di drago. Arrivo. Ma penso che non vi ho giocato meglio rispetto a prima. Poco ma sicuro. No, Gabriel Male fa duo. Boh. Bella Simo. No, no. Ciao bici, sto bene, come stai, bro? Top diff, for sure. Sono fighette per una volta. A broma. Cavi sempre i momenti peggiori, niente, che ti devo dire. C'è un bel tempismo. Niente, oggi abbiamo iniziato una bella 15, ma forse è il caso che adesso oggi va bene, poi boom, tutto in salita, tutto in salita. L'altro ieri, tipo, metto l'altro ieri.